La logica che governa il mondo dei social network genera un sistema di credenze che inneggia la magrezza e la equipara alla salute e alla virtù morale, promuovendo la perdita di peso come un modo per elevare il proprio status sociale. I dati sono allarmanti. Infatti, i disturbi del comportamento interessano in particolare le fasce più giovani d'età e riguardano 4 milioni di italiani, che rappresentano il 40% della popolazione, e di questi il 70% sono giovani, di cui il 90% femmine, il 10% maschi. Partendo da questi drammatici presupposti, il Lions Club di Vibo Valentia ha organizzato un incontro formativo con gli studenti del liceo scientifico Berto sul tema disturbi del comportamento alimentare e dei social network. Il Lions appoggia tutte le iniziative che sono rivolte a potenziare l'autocoscienza, la consapevolezza delle problematiche giovanili che riguardano in particolare appunto i giovani. La problematica che è stata sollevata dalla dottoressa Russo ci sembrava particolarmente meritevole della nostra attenzione, ed è per questo motivo che l'abbiamo voluta sostenere. Sono tematiche di grande sensibilità e soprattutto colpiscono i ragazzi proprio nella fase di crescita. Assolutamente sì, la fascia praticamente particolarmente coinvolta è proprio questa, di queste classi che abbiamo in effetti scelto. Sono i ragazzi tra i 15, 16, 17 anni in modo particolare, ma diciamo che i disturbi del comportamento alimentare partono già addirittura dall'età di 8-9 anni per arrivare fino anche ai 40 e oltre. Vi sono modelli nel sentire comune che possono, da questo punto di vista, falsare la realtà e spingere verso questo tipo di disturbi? Assolutamente sì, noi parleremo oggi non solo dei disturbi del comportamento alimentare, ma della loro correlazione con i social network, che sono poi quelli cui i ragazzi sono particolarmente collegati, sempre interconnessi, e sono soprattutto alcuni siti che stimolano, istigano all'anoressia, alla bulimia, che poi sono le due forme diciamo più conosciute, ma in realtà ne esistono tante altre forme. C'è praticamente una realtà distorta e qualora si interfacciano con ragazzi fragili, vulnerabili, con bassa autostima e quindi che sono insoddisfatti della propria fisicità e del proprio aspetto, allora lì si sviluppano delle vere e proprie patologie.